Ciao ragazzi, benvenuti a Gasi Garage, nuova avventura, nuovo format, diciamo, che stiamo provando a sperimentare per cambiare anche un attimino il genere, per buttarci anche un attimino nel divertimento, perché non si può sempre lavorare a testa bassa, anche se lavoriamo sempre. E allora abbiamo ideato questa cosa, quindi speriamo che piaccia al nostro pubblico. Speriamo che piaccia, sì, anche perché credo che una cosa del genere non si sia mai vista in tutta la televisione, quindi diciamo che è proprio qualcosa di nuovo. Ci sono tanti che magari fanno trasmissioni su come curare l'auto e noi invece vi faremo vedere dell'altro, ecco. Dico due parole per magari i collezionisti o queste cose, sapete che io prendo sempre le difese di queste persone perché ci appartengo. Allora, queste due automobili erano già destinate alla loro fine, quindi sono state semplicemente utilizzate per qualcosa di particolare, per fare queste puntate speciali. Ricordiamo che quello che state per vedere, quello che realizzeremo, non fatelo a casa, perché ve lo sconsiglio vivamente, anche perché sia in area privata, sia con tutte le sicurezze del caso, e chiaramente va bene divertirsi, ma quando si può e soprattutto dove si può. Che cosa gli diciamo ai nostri amici adesso? Buona visione, ecco. Testeremo la durata, per quanto possiamo, di due motori, due icone Alfa Romeo degli anni metà 2000. Una 156 1.8 Twin Spark 140 cavalli Prato La Serra, una 166 2004 GTD Euro 3 è già il 150 cavalli. Quindi due automobili diverse ma appartenute comunque allo stesso marchio. Due motori che poi si sono evoluti anche nella loro storia, nella loro costruzione, e sono arrivati quasi praticamente fino ai giorni nostri. Chiaramente le percorrenze non sono basse, non sono autovetture nuove, ma vediamo quanto può arrivare al limite un'autovettura, sempre chiaramente con delle prove tangibili. Questa vettura nella fattispecie ha 220.000 km, 217 rotti, e questa poco più di 170.000, 140 cavalli a benzina contro 150 cavalli a gasolio. Andiamo a pesare le autovetture per vedere in ordine di marcia che cosa pesa, con me sopra anche la macchina, e quanti chili ci portiamo dietro sulla strada prima di cominciare la nostra avventura. Ecco ragazzi, questo è il peso in ordine di marcia con me sopra, quindi considerate un 120 kg abbondanti in meno per poter viaggiare, quindi 1420 kg. Una Station Wagon di medie dimensioni, anno 2001, 1.8 a benzina. Ora andiamo a pesare la 166 in modo da fare un paragone della differenza di peso che potevano avere due automobili di classe diverse, perché questa comunque è sicuramente un segmento inferiore alla 166, che magari se la vedeva con macchine di dimensioni più grosse, serie 5 BMW, Audi A6. Parlo di grandezza di vetture, di segmento, di clientela. Andiamo a vedere che cosa pesa la vettura. Allora Gasi, mi sa che... Allora, 1600 kg. Ora, per la precisione, sarebbe da vedere che cosa pesano le differenze di peso. Dovresti scendere dalla pesa e devo salire io. Giusto? Cazzo, 80 kg pesi. Sì, sono ingrassato. Vediamo io cosa... Perché mi tengo tutto dentro io. Io peso 85, vedi? Comunque, ci sono circa 240 kg di differenza tra una macchina e l'altra, circa in ordine di marcia. Diciamo che oggi questo forse è l'ultimo dei problemi. Sì, esattamente. No, però volevamo spiegare magari anche la differenza di erogazione di una potenza e una cavalleria. Però il diesel sicuramente anche come motore, come struttura, qualche decina di chili, anche più di qualche decina, se lo ruba sicuramente la struttura del motore diesel rispetto al motore a benzina, che sicuramente è più pesante. Ora... andiamo. Buon divertimento. Chiaramente faremo prima un percorso di inseguimento, chiaramente non è a tempo, per vedere quanto reggono le macchine, passando dentro nei capannoni del nostro amico che gentilmente ci ha concesso il posto. E poi non lo so, ci vediamo poi. Vediamo. Ciao.
pronti, vai! Problema, ragazzi, però ci stiamo organizzando. Quello sinistro può capitare. Andiamo bene, proprio bene. E adesso abbiamo chiamato rinforzi, quindi un mezzo pesante. Mangiare la pasta, le spaghetti. Qualcosa abbiamo fatto, eh? Questa va ancora discretamente bene. Ho preso qualcosa sotto. Fine tipo primo round, qualcosa del genere. Diciamo che siamo a buon punto, eh. Piano piano, New Jersey. Perfetto. Bella giornata, adesso bella gente. Meno male, la cosa più importante. Quando vado avanti a cercare, vengo là. Così grandi numeri del gas. E ancora, questo è ancora niente. Stiamo, e via. Stiamo carburando. Diciamo Adesso vediamo. Il secondo, seconda parte. Tagli un po' di patatine. La banda della Magliana. No, speriamo di no. Magna di patatine. È che era gli alfa, no? Due. Cos'è quella roba lì? Devi poco? No, poter non posso neanche. Però un bottiglio. Uno più uno fa due. Allora auguri! Cin! Cin! Ah, manca il gabba! Ma il gabba, aspetta, dove cazzo è andato il gabba? Allora, dopo aver pranzato, adesso passiamo alla seconda. Cosa c'hai? Ti andava bene prima il casco, adesso non ti va più bene. Mi sono un po' gonfiato. Un po' gonfiato. Quindi adesso, dov'è il dito? Qua. Seguiteci perché adesso passiamo al secondo round. Fai schifo.
senso. Vediamo che la moto possa arrivare, ragazzi. Speriamo sia finito il gasolio. E sti cazzi! Ciao a tutti, la giornata si volge al termine. Però dobbiamo dire che, a parte questa che ha spaccato il sensore di giri e quindi non parte più, ma abbiamo avuto un piccolo problema di convergenza posteriore, di campanatura, però per il resto la macchina funziona ancora. E questa, il motore va, cazzo ti ridi, il motore va ancora. E violino. In qualche maniera ancora, diciamo che ce la potremmo. Allora, calare, le macchine però hanno bevuto più acqua di noi. Quindi, io ho bevuto più vino. Una bella giornata in compagnia. Spero che vi siete divertiti anche voi. Fateci sapere con i like e i commenti qui sotto se volete una seconda puntata, perché anche se non la volete la facciamo comunque. Bevete di meno. Diciamo una seconda parte. Ma anche tra un po' ti spegni la sigaretta addosso. No, c'è ancora, c'è ancora. Quindi ragazzi, continuate a seguirci. Se vi è piaciuto commentate, se non sto parlando io. Se non vi è piaciuto lo scrivete, ma tanto noi la seconda edizione la facciamo lo stesso. A prescindere. A prescindere. Quindi, visto che abbiamo preciso adesso, quindi auguriamo, siamo arrivati la mattina presto di una fredda giornata invernale, e ce ne andiamo via la sera all'imbrunire, il pomeriggio all'imbrunire, sempre di una fredda serata invernale. Ciao a tutti ragazzi.